mondo nel Covid-19 è un periodo molto complicato, è essenziale capire quello che stiamo attraversando, ma soprattutto cosa capiterà domani. Ne parliamo con Bottos, che è il direttore di una rivista molto interessante, dedicato un ultimo numero proprio allo scenario post-Covid. E Pandora è uno spazio di approfondimento sia su carta che online per capire il presente. In questo momento capire il presente è fondamentale, ma risulta altrettanto importante capire il futuro, cosa capiterà domani. Cosa è emerso da questo ultimo numero di Pandora? Qual è lo scenario post-Covid che stiamo attraversando? Grazie innanzitutto per l'invito, per l'opportunità di parlare delle riflessioni che emergono appunto nell'ultimo numero di Pandora Rivista, Il mondo nel Covid-19. È il secondo numero del 2020 che ovviamente abbiamo deciso di dedicare un po' al contesto molto complesso in cui ci troviamo, tema a cui è stato dedicato peraltro anche il Festival, i dialoghi di Pandora Rivista che si è concluso ieri, domenica 11, e che si è svolto a Bologna negli ultimi giorni, che aveva come titolo Costruire nel caos. Il caos, appunto, è un po' comunque il disordine, l'incertezza, un po' la cifra della fase che stiamo vivendo, una fase che si inserisce comunque in un contesto già segnato da molteplici tendenze di crisi che erano per certi versi il risultato anche della crisi precedente del 2007-2008, che aveva generato delle dinamiche molto articolate. A questo chiaramente il Covid aggiunge un'ulteriore crisi che investe molte dimensioni, a partire da quella sanitaria, ma ovviamente anche subito quella economica, quella sociale, del welfare, quella relativa ai luoghi, ai rapporti tra centri e periferie, tra città e aree interne, la questione geopolitica, perché ovviamente la crisi ha dei riflessi di questo tipo. Riguardo alla domanda che lei poneva, è la domanda fondamentale, insomma, quale futuro, quindi come si uscirà da questa crisi. La risposta a questa domanda è una risposta, come emerge anche dal nostro numero, in cui abbiamo interpellato interlocutori come Enrico Giovannini, Fabrizio Barca e Patrizia Luongo, Mauro Magatti, Stefano Boeri, il ministro Provenzano, Francesca Bria e molti altri. La verità è che ci troviamo ancora in un bivio. Ci sono diverse possibilità, c'è cioè la possibilità di che l'uscita dalla crisi sia un tentativo difficile, probabilmente anche da realizzare, alle tendenze precedenti, a una normalità presunta pre-Covid. C'è il rischio che in un qualche modo si esca da questa crisi con un'accentuazione delle tendenze alla chiusura, diciamo, a pulsioni in un qualche modo che reagiscano alle inevitabili difficoltà che emergeranno con un'accentuazione, pensiamo a determinate spinte identitarie in un senso negativo. Questo è un rischio che è presente, o esiste invece anche la possibilità che determinati segnali positivi, pensiamo comunque alla risposta dell'Unione Europea alla crisi, che pur presentando limiti e criticità è stata differente rispetto a quella che era stata data nella crisi precedente, o anche ad altri elementi, che tutti questi elementi positivi in un qualche modo permettano di disegnare un modello di sviluppo che ovvia ad alcuni dei limiti e alle criticità del precedente. Pensiamo alle diseguaglianze, pensiamo alle fratture, ai divari territoriali. E naturalmente il discrimine, perché questo avvenga, è una cosa che emerge molto chiaramente dal nostro numero, è la messa in campo di uno forte sforzo progettuale. Perché una delle cifre in un qualche modo di questa crisi è il venir meno dell'idea che potessero esistere degli automatismi secondo cui
l'economia e la società potessero regolarsi da soli. Quello che abbiamo visto è che di fronte a imprevisti del genere si è registrata una grande mancanza, se vogliamo, di preparazione a gestire un cambiamento delle procedure, dei meccanismi del funzionamento sociale. Ecco, dal numero emerge come la sfida oggi sia a livello delle istituzioni, ma anche della società, dell'economia, del privato, del terzo settore, del mondo della cooperazione, di innanzitutto di creare degli spazi dove sia possibile costruire delle visioni condivise di questo futuro che in un qualche modo possa essere prefigurato, e poi gli strumenti ovviamente per attuare, per mettere in campo queste visioni di futuro. E quindi questo è sicuramente uno dei discrimini per contribuire a determinare questo futuro e fare in modo che sia un futuro più auspicabile di altri scenari che appunto sono purtroppo presenti e possibili. Il tema del caos chiaramente e della crisi, della crisi come ovviamente anche opportunità, è un tema fondamentale. Ovviamente non dobbiamo dimenticare, come dice anche il ministro Provenzano nella sua intervista, che questo non è mai automatico. Innanzitutto ogni crisi comunque porta con sé delle sofferenze molto forti che non vanno dimenticate, e poi una crisi può essere un'opportunità, non necessariamente lo è, e questo appunto dipende anche dagli elementi a cui accennavo prima. Come dovrebbero cambiare secondo lei anche gli spazi delle città? Siamo in un periodo di distanziamento sociale con un'architettura anche molto definita, no? Mi ricordo un vecchio articolo di Boeri in cui lui prefigurava una città totalmente diversa, no? con spazi verdi, non circolari, con un mondo abitato anche sui tetti, non, quindi un'architettura anche tutta da riscrivere, non è un'ipotesi, un progetto plausibile, è difficile immaginarlo in un breve periodo, o è una cosa fattibile? Sì, sicuramente appunto Boeri anche nell'intervista che compare in questo numero ritorna su questi temi, sulla necessità di avere sia all'interno dello spazio urbano, sia all'interno dei singoli appartamenti, anche spazi più ampi, più ariosi, con una maggiore anche interazione tra interno e esterno. E sono sicuramente questioni molto, molto interessanti e molto anche affascinanti. Chiaramente in questo bisogna confrontarsi anche con delle difficoltà oggettive, anche dei tempi che non sono necessariamente attuabili nel breve periodo. Sicuramente si può fare molto anche forse sul versante del riequilibrio tra città e quello che città non è, perché un tema di cui si discute molto nel numero, ma del resto se ne discuteva già prima, già negli ultimi anni, è appunto la questione delle aree interne, la questione delle periferie. Ecco, su questo sicuramente anche probabilmente in tempi più rapidi, fermo restando appunto una riflessione sull'impianto urbano che è necessario e ineludibile, anche che si legherà anche ad esempio a un ragionamento sul ruolo che le grandi città globali, che sono state molto importanti, possono rivestire. Però diciamo sul tema del rapporto con il territorio più vasto e anche con le strategie per valorizzare maggiormente aree che città non sono, vedo anche una possibilità di agire probabilmente in tempi più brevi. In questo momento sono necessari, ineludibili approcci pragmatici. È sicuramente affascinante progettare scenari futuri, ma servono delle cose pratiche, immediate e appunto pragmatiche.
da cosa partire oggi, non dimenticando ovviamente tutti i progetti che dall'urbanistica, l'economia, l'innovazione che sta crescendo, ma da cosa ripartire adesso per non perdere una sfida che rischia di segnare quella generazione? Beh, sicuramente la prima emergenza che ci si ritrova davanti è l'emergenza economica, l'emergenza che riguarda anche il lavoro. Noi adesso per molti aspetti ci troviamo in una situazione che è ancora di sospensione, perché ci sono misure straordinarie che hanno ancora una loro efficacia, c'è ad esempio, penso a degli ammortizzatori sociali, diciamo dei limiti alla possibilità di licenziare, che per molti versi ancora attutiscono l'effetto della crisi. Quindi una delle prime cose naturalmente è prepararsi agli effetti economici della crisi per come si dispiegheranno nei prossimi mesi. Da questo punto di vista centrale è anche la questione, oltre alle misure che sono state prese giustamente in una prima fase per tamponare appunto l'emergenza, e che sono state molto importanti e molto utili per evitare un avvitamento della situazione, è mettere in campo una riflessione su una seconda fase che può riguardare gli investimenti e anche appunto una progettazione su come usare le risorse che l'Europa metterà a disposizione a partire dal prossimo anno col Recovery Fund e con gli altri strumenti che sono stati messi in campo. E questa sicuramente è una delle prime questioni, che naturalmente si lega anche a questioni di più lungo periodo, ad esempio le trasformazioni del lavoro vanno pensate in stretta connessione con un processo di digitalizzazione che ha comunque conosciuto un'accelerazione fortissima nell'ultima crisi. Pensiamo alle valutazioni che le grandi imprese tecnologiche hanno raggiunto guadagnando moltissimo, processi come lo smart working che verranno fortemente accelerati, e anche questo ci indurrà probabilmente a un necessario ripensamento delle economie, delle città e via dicendo. Con Pandora avete un osservatorio privilegiato anche sui giovani. Come sta cambiando secondo lei l'approccio delle nuove generazioni a temi fondamentali? Appunto, citava prima sostenibilità, abbiamo parlato di innovazione, sappiamo da tutte le ricerche che entro 15-20 anni gran parte dei lavori che esistono oggi non esisteranno più. Quindi c'è una generazione, un'università che deve preparare le nuove generazioni a quello che arriverà domani. E come vede l'approccio dei giovani a questi temi? Sono preparati e anche l'istruzione ovviamente? Ma sicuramente, probabilmente per almeno parte delle nuove generazioni che già venivano comunque da una stagione precedente di difficoltà, di limitata ad esempio inclusione nel mercato del lavoro, nei processi produttivi, e che appunto in questa crisi sono andati incontro a sono state una delle fasce comunque più colpite, le nuove generazioni, proprio perché il peso della crisi si è scaricato anche sulle parti della società e del mercato del lavoro che già prima erano più fragili, e sicuramente i giovani erano una di queste. Io penso che in una parte delle nuove generazioni probabilmente questa crisi abbia portato a una crescita in un qualche modo di consapevolezza, e ad esempio sono nate tante diverse nuove realtà, tra cui ad esempio una è stata anche volta nel talk con Generazioni, che è Assembramenti, un gruppo di giovani ricercatrici che appunto vuole proporre proprio questo tema all'attenzione dell'opinione pubblica. Quindi sicuramente in una parte c'è stata una crescita di consapevolezza, una maturazione che probabilmente
questa crisi potrebbe fungere anche un po' da pungolo per una maggiore partecipazione e consapevolezza dei giovani nel dibattito pubblico, nel porre questi problemi. Più in generale, probabilmente, chiaramente questa crisi comporterà una difficoltà ancora maggiore. Pensiamo alle difficoltà per l'istruzione, l'università, che con la didattica a distanza hanno creato, almeno in questo anno, processi maggiormente discontinui, difficoltosi. E naturalmente bisognerà vedere come questo proseguirà nei prossimi mesi, cioè quanto questa crisi diventerà in un qualche modo strutturale o quanto viceversa troverà forme di soluzione più o meno parziali nei prossimi mesi. Quindi anche da questo punto di vista io vedo una situazione che per i giovani è in bilico tra grandi difficoltà e possibili opportunità. Sicuramente almeno in una parte delle giovani generazioni c'è una forte consapevolezza di istanze come la sostenibilità, che lei menzionava, probabilmente maggiore che in altre parti della società. Quindi questo può essere un segnale positivo, che però si accompagna comunque a una oggettiva difficoltà che non va dimenticata. Viviamo un'epoca di ipersemplificazione. La nostra è una rivista di approfondimento, analitica, pensata. Quanto è difficile oggi trovare uno spazio di condivisione e approfondimento in un mondo spesso dominato in parte da fake news e in parte da semplificazioni che rischiano di diventare complicate e anche pericolose? Ma in parte chiaramente è molto difficile, perché è un tentativo che appunto va in controtendenza rispetto a certi agli aspetti che lei menzionava. È anche vero però che in un qualche modo il nostro tentativo ha trovato una buona accoglienza presso comunque un pubblico di lettori che si sta costruendo nel tempo e che guarda con interesse alla rivista. E forse proprio perché questo ambiente generale ha creato, e anche appunto questa fase di difficoltà e di complessità, ha creato un bisogno per un tipo di informazione diversa, che sia da un lato appunto un'informazione di approfondimento, critica, che abbia uno spazio per sviluppare dei ragionamenti, e dall'altro una forma di accessibilità di questa informazione, che magari si serva di alcuni saperi specialistici, che però li metta in dialogo, in contatto con un pubblico più ampio. E anche, diciamo, nel festival che abbiamo fatto negli ultimi giorni, nonostante, diciamo, le condizioni estremamente difficoltose, abbiamo riscontrato un'ottima partecipazione sia negli incontri in presenza che negli incontri online che abbiamo realizzato. Quindi anche qui io vedo alcuni segnali incoraggianti, pur, diciamo, nel contesto che permane molto molto complicato. CNS ha lanciato un nuovo progetto, una newsletter, un nuovo magazine, si chiama Il Lato Positivo, uno spazio di condivisione partecipato. E qual è il lato positivo di Bottos o di Pandora? È un po' quello che ho provato a dire, cioè il provare, diciamo, di fronte a uno scenario che è oggettivamente, non voglio dire disperante, però comunque che è pieno di difficoltà e di criticità, di provare ad avere un atteggiamento, appunto, per riprendere il titolo del nostro festival, Costruire nel Caos, costruttivo, progettuale, dire che nonostante tutto è possibile e si deve in un qualche modo fare un tentativo che non può essere che collettivo, che non può che mettere insieme tante intelligenze, tante capacità e abilità diverse, per mettere in campo uno sforzo e una comprensione.
ed è proprio, diciamo, il fatto di far crescere lentamente con la cooperazione, con la costruzione di reti, con la sensibilizzazione progressiva di un numero crescente di persone, che si introduce appunto un fattore nuovo, un fattore positivo, che poi può cambiare l'esito di questi processi, perché finché noi affrontiamo questi processi in forma disgregata, ciascuno per sé, è chiaro che non si può fare niente. Ma se invece ci dotiamo di degli strumenti, di modalità per provare a introdurre qualcosa di diverso, magari poi, appunto, per riprendere un po' la suggestione del nome della nostra rivista, si può provare a riaprire il vaso di Pandora e farne uscire la speranza che è rimasta dentro dopo che ne erano usciti tutti i mali in precedenza.